Ma in questo momento stiamo organizzando la nostra assemblea annuale, che quest'anno sarà anche un'assemblea elettiva e che come tradizione facciamo a Roma, come sempre. E vedremo di riformare una nuova squadra, vogliamo un nuovo presidente, un nuovo direttivo e ci stiamo organizzando in questo senso, insomma. Vuol dirmi che non sarà più lei presidente? No, per statuto io ho già fatto due mandati, quindi il nostro statuto prevede che il presidente possa restare in carica per due mandati. Quindi io continuerò sicuramente la mia collaborazione con l'Arame, come sempre, perché è un'associazione alla quale voglio bene, alla quale sono affezionato. Rimarrò sicuramente legato, ma il presidente deve essere un altro, per statuto. Ha un delfino? Sì, c'è, è ancora prematuro parlarne, anche perché sarà l'assemblea poi a decidere. Non possiamo dire niente? Direi di no in questo momento, è prematuro. Va bene, al di là di tutto questo, come va per gli agenti in questo momento? Che bilancio si può fare alla fine del primo trimestre? Che aria tira? Tira una bruttissima aria. Il mercato è chiaramente in crisi, il fatturato diminuisce, quindi diminuiscono le nostre provvigioni, le mandanti anch'esse in crisi sono costrette a rivedere spesso i nostri contratti e questo ci mette, non dimentichiamo poi che abbiamo il nostro amico Monti, che non sto scherzando, quindi oggi il fisco ci sta penalizzando, pensiamo soltanto all'aumento della benzina, all'aumento del costo delle autostrade, all'aumento della previdenza e mettendo questo vicino ad una crisi di mercato, la crisi si fa sentire pesantemente, ma siamo forti, stiamo reagendo e quindi sopravviveremo comunque. Gli accordi vengono applicati regolarmente da tutti? Vengono applicati da quasi tutti, con qualcuno abbiamo ancora qualche problema che stiamo cercando di risolvere, ma comunque vedo che l'accordo è stato mediamente recepito bene. E i dati degli infragruppi? I dati degli infragruppi, come la mettiamo? I dati degli infragruppi verranno rivisti adesso. Io spero che i dati degli infragruppi riusciamo a coinvolgerli in Metel. Io vorrei che fosse Metel a raccogliere i dati di infragruppo, così li avremmo anche tutti a disposizione, e questa è un'arma che ci serve sicuramente per una valutazione corretta del mercato.